Anita, non te l'aspettavi? No, ma neanche no, io. No. Ma tu? Siete terribili, siete. Io non riesco a non piangere. Cioè, il mio psicologo dovrà lavorare un sacco su sta cosa. Appunto, adesso. Esatto. Il fatto è che Giuseppe sta vivendo questo amore amicale, chiamiamolo così, in modo molto, molto profondo, molto intenso e coinvolgente. Addirittura ci soffre pensando a quello che potrà essere il futuro. Tu invece come lo vivi? Ma anche io, Alfonso, io abbiamo un rapporto quasi morboso, nel senso che noi effettivamente siamo, cioè il nostro Jeff è iniziato in Tugurio, quindi ci siamo legati, facevamo le canzoni perché non avevamo veramente nulla all'inizio, niente, scrivevamo le canzoni, le tarantelle, cioè non sapevamo che fare, quindi ci siamo legati in un modo super naturale, super. Ma allora io punto sulla tua sincerità, tu che sei una ragazza, sì, diretta, sempre. Che ci piaci per quello. Sì, certo. Ma è qualche cosa, secondo me, secondo tanti di noi che guardiamo il programma, che va un po' al di là dell'amicizia, perché è qualche cosa, voi stessi l'avete definita, non è amore, per carità.